previsione. Bene, quindi io ringrazio di nuovo l'assessore Bettini per essere qua. Ma come preferisce? No, se non c'è un problema per voi, francamente starei in piedi, perché no, io davvero voglio ringraziare innanzitutto appunto l'Unicop, perché questo progetto delle rigenerazioni urbane delle piazze è veramente un bel progetto e riguarda non soltanto appunto Piazza Leopoldo ma anche Piazza Bartali. Ed è bello perché è anche una visione green che a me piace molto, essendo ovviamente assessore all'ambiente. Quindi il tema di far vivere i luoghi, quindi le piazze, in una maniera diciamo anche più sostenibile. E qui appunto tra l'altro è stato fatto un bellissimo murales che, come dire, richiama i temi della natura, del rispetto della natura. C'è un bellissimo progetto appunto per la cura di questo giardino. Io davvero voglio ringraziare, vedo qui Lorenzo Zecchi che con il suo gruppo, poi c'è il Vignini, insomma veramente i cittadini, questa è bella cittadinanza attiva, no? Prendersi cura degli spazi come se fossero casa propria. Io, chi mi conosce lo sa, ci credo molto a questo concetto. Poi arrivo a parlare dei temi ovviamente dell'allerte meteo, ma dei cambiamenti climatici, ma voglio veramente sottolineare questo aspetto. Come sapete sono anche assessore alla partecipazione al decoro urbano e all'ambiente. E davvero questo tema della collaborazione importante tra istituzioni e cittadini è un tema fondamentale, perché io lo dico sempre, le istituzioni da sole non ce la possiamo fare, con tutto l'impegno, anche vorrei dire con tutte le risorse economiche possiamo mettere in campo, ma se non c'è veramente una collaborazione forte non ce la facciamo. Perché? Perché guardate, io stasera vado a inaugurare, diciamo si fa una bella cena con 500 persone, Piazza della Libertà, no? Lì ci abbiamo messo 350.000 euro per riqualificarla. Ricordatevi com'era Piazza della Libertà, abbiamo rifatto tutta la pavimentazione, riattivato la fontana. Però anche lì, se da domani quella piazza non sarà vissuta dai cittadini, se da domani lì non si faranno delle belle iniziative, rischierà di ritornare un luogo, come dire, in cui arriveranno altri che magari la occuperanno in maniera indebita. Allora, questo tema per cui dobbiamo tutti insieme mettere in campo progetti, iniziative, è fondamentale per poi, come dire, far rendere bello un luogo in cui anche l'amministrazione ha investito risorse pubbliche, che in quel caso lì sono 350.000 euro. Poi sono importante chiaramente il controllo da parte delle forze dell'ordine, non c'è dubbio, dobbiamo metterlo in campo di più, ma ribadisco, è fondamentale che ci siano delle iniziative in cui l'amministrazione dà il supporto perché si possano portare avanti. Quindi davvero questa è una bellissima esperienza, perché io lo dico sempre, noi dobbiamo ricordarci da dove veniamo, e questi luoghi un po' di anni fa non erano proprio, diciamo, frequentabilissimi. Oggi, grazie in particolare appunto a una bella sinergia, sono diventati luoghi di bellezza. E io credo molto in quella frase di Dostoevskij che dice: la bellezza salverà il mondo. E noi siamo una città che abbiamo nel nostro DNA e nel nostro patrimonio genetico questa cultura della bellezza, e dobbiamo assolutamente riattivarla sempre di più. E vi posso assicurare su questo, come dire, a parte nostra, a parte dell'amministrazione, c'è un'attenzione fortissima a rimetterci risorse, a investire per rendere i luoghi belli, vivibili, e quindi arginare poi questo degrado. Detto questo, e forse l'ho fatta anche un po' lunga, ma mi sembrava appunto doveroso e anche la sede opportuna, c'è un altro tema che come assessore all'ambiente mi sta molto e particolarmente a cuore, che è questo tema appunto dei cambiamenti climatici. E guardate, io lo dico sempre, poi magari chi mi segue alcune volte rischio di essere ripetitiva, ma lo dirò in tutte le occasioni pubbliche. Io sono assessore all'ambiente ormai da 4 anni, e in 4 anni, da quando sono arrivata, noi abbiamo avuto 3 eventi atmosferici estremi che hanno avuto delle conseguenze importanti e impattanti. Ve le cito tutte. Il 19 settembre 2014, quindi pochi mesi da quando noi ci eravamo insediati, se vi ricordate ci fu quella tromba d'aria fortissima che prese la parte del giardino botanico. Io mi ricordo, ero in Palazzo Vecchio, a un certo punto si levò un vento fortissimo e in poco tempo arrivò veramente una tromba d'aria, quindi pioggia, vento fortissimo, e ci caddero 320 alberi quel giorno lì, quella mattinata lì. Quando dico alberi, io dico veramente alberi pubblici e privati, ma sono appunto il nostro patrimonio. Per fortuna non morì nessuno.
poi perché vi dico questo? Perché poi vi spiegherò perché noi abbiamo dovuto fare quegli interventi di abbattimento degli alberi anche di Piazza San Marco, perché sono legati a questo evento. Dopodiché, ecco, il giorno lì mi ricordo che c'era codice del giallo come allerta meteo. Il 5 marzo del 2015, se vi ricordate, ci fu la tempesta di vento, quella che distrusse la Versiliana, una parte importante anche della Toscana. Da noi quel pomeriggio ci caddero 630 alberi. Io ero a Roma, ero a ritirare un premio tra l'altro per la mobilità elettrica, rientrai rapidamente a Firenze, il sindaco veniva da New York e si arrivò, mi ricordo, alle cascine, erano ribaltati pini, querce, cioè anche alberi. Ora i pini poi insomma purtroppo hanno degli apparati radicali che sono più a rischio, ma le querce normalmente sono alberi invece anche che hanno le radici. Si ribaltò di tutto e ci caddero 630 alberi, anche sul viale Michelangelo, che lì fu un miracolo e non morì nessuno. Poi, primo, e anche lì, ora forse c'era un codice arancione quel giorno, perché comunque c'era sempre chiaramente un'allerta meteo. Il primo di agosto 2015, codice giallo, quella sera caddero 1500 alberi da un bus che prese Firenze Sud. Tra l'altro è un fenomeno ancora più concentrato, che in pochissimo tempo, quindi in 20 minuti, mentre in questa parte di Firenze neanche pioveva, a Firenze Sud, come dire, davvero si scatenò l'inferno, nel senso arrivano venti fortissimi, quindi 1500 alberi. Purtroppo lì morì quel ragazzo, se vi ricordate, che era lungo la sponda del largo. Allora io lo dico sempre, in 4 anni noi abbiamo avuto 2400 alberi perduti, che è una cosa che non è mai successo a Firenze. E vi devo dire anche la verità, perché anche questo lo cito, perché nei primi due casi tutti mi dicevano: assessore, porti sfiga, porti sfiga, porti sfiga. E io a dire: guardate, se fosse un problema dell'assessore porta sfiga si risolve, mi dimetto, e quindi si è risolto il problema di Firenze. Ma io dicevo: attenzione, perché questo, come dire, è qualcosa che sta cambiando, che sta succedendo, che gli scienziati ci stanno dicendo da 30 anni, cominciamo a prenderne atto, cominciamo a prendere coscienza di questi fenomeni, perché con questi fenomeni noi dovremo purtroppo abituarci e conviverci. Il grande professor Maracchi, che purtroppo non c'è più, ma vi posso assicurare, è stato una grande persona, un grande scienziato, veramente, è un grande fiorentino, in realtà poi ce l'ha spiegato questi fenomeni. Perché quando sentite parlare dei famosi cambiamenti climatici, vuol dire l'innalzamento della temperatura globale del pianeta, che ormai, come sappiamo, siamo già a 1,5 gradi e si sta andando verso i 2 gradi. Io vi farei leggere un libro che si intitola 5 gradi e che disegna tutti gli scenari di quello che può succedere se la temperatura globale aumenta di 2 gradi, di 3 gradi, di 4 gradi, di 5 gradi, e chiaramente lì, come dire, c'è la distruzione di questo pianeta. Però davvero già arrivare a 2 gradi complessivi di aumento ha delle conseguenze a catena disastrose. Quindi tutti questi accordi di Parigi, tutti questi impegni anche degli stati a livello internazionale per ridurre le emissioni di CO2 e quindi per contenere questo aumento globale della temperatura è un affare serio che non bisogna sottovalutare. E guardate, io credo che noi, quando si parlava di questi cambiamenti climatici, pensavamo sempre che riguardasse altri, pensavamo che perché avevamo in mente gli uragani sulla costa magari del Pacifico, i grossi, diciamo, cataclismi che avvenivano magari in altri continenti. Ecco, questo che vi ho raccontato in realtà ormai riguarda tanto anche noi e quindi va preso consideramente con attenzione. Allora, questo che cosa vuol dire poi per un'amministrazione e poi anche per chi ha la responsabilità come la mia, come quella ovviamente del sindaco? Noi dobbiamo agire su due fronti, io ormai ne sono profondamente convinta. Uno è, come dire, gestire l'emergenza e la contingenza. Due è avere una programmazione, una visione di programmazione della città da qui ai prossimi 20-30 anni. Perché quando si parla di ambiente bisogna avere una visione molto lunga, cosa che qualche volta purtroppo chi ci ha preceduto non ce l'ha avuta. E invece noi bisogna, come dire, orientare veramente la barra a 20-30 anni, perché quello che noi facciamo oggi, io lo dico sempre, probabilmente l'ambiente da un termini politici e di consenso paga anche poco, perché se io pianto un albero piccolino io non lo vedrò, lo so benissimo, lo vedranno le mie nipoti, ma va bene, perché noi dobbiamo farlo per loro. È qualcosa che si consegna alle generazioni future.
E secondo me questa è la politica, perché la politica deve pensare a chi verrà domani, non all'oggi. E quindi noi dobbiamo davvero orientare la nostra programmazione in questa direzione. E perché dico questo? Perché guardate, anche ci tengo io a sottolinearlo questo aspetto, anche tutta questa politica di sostituzione delle alberature che voi avete visto e che stiamo facendo tiene molto conto di questo, perché noi abbiamo un combinato disposto che ormai sta accadendo. Da una parte ribadisco questi eventi sempre più frequenti, dall'altro un patrimonio arboreo che sta invecchiando, perché ricordiamoci che gli alberi sono organismi viventi esattamente come noi, si ammalano come noi, non è facile prevedere quelle malattie come per un essere umano, e in un contesto urbano come quello di una città hanno un ciclo di vita ovviamente più ridotto rispetto a quelli che possono avere in un parco, perché subiscono ogni giorno tutta una serie di stress che chiaramente in un parco magari, che vi devo dire, alle Cascine ma anche a Pratolino magari non subiscono. Banalmente, lo dico sempre, una macchina che urta un albero gli provoca un danno, ricordiamocelo. Anche quando si parcheggia ci sbatte incontro come se fosse un muro. No, non è un muro, è un organismo vivente. Quindi in questo noi bisogna creare cultura, conoscenza, rispetto. Perché troppe volte, ve lo dico anche con molta passione, perché io so tutto il lavoro che si fa tutti i giorni, non è sempre colpa della cattiva manutenzione che fa l'amministrazione comunale. Poi c'è anche quello, perché alcune volte bisogna controllare le ditte che facciano lavori per bene. Poi bisogna controllare, perché quello purtroppo è un altro problema, perché voi capite, se c'è la Wind o la Team che fa un lavoro d'urgenza e fa uno scavo, e quando scava magari prende la radice, se te non sei lì subito a controllare, è chiaro che anche quello gli provoca un danno. Quindi ci sono tutta una serie di fattori che chiaramente in contesto urbano riducono la vita dei nostri alberi, e allora noi bisogna sostituirli per garantire più sicurezza alle persone. Perché come avete visto purtroppo ultimamente gli alberi cadono, e cadono spesso. Però quando cadono? Io non lo so, perché non c'è un dato scientifico e neanche una prova, diciamo, che si può dimostrare. Però guardate, anche gli alberi che ci sono cascati, quello sul viale Michelangelo che ha preso una macchina, è stato un miracolo. Anche quello che ha preso Lungarno del Tempio. Effettivamente se in quei momenti lì noi avevamo sempre allerte meteo, sarà un caso, non lo so, però sicuramente quando abbiamo codice giallo della regione Lamma, arriva un temporale forte, con vento abbastanza importante, piogge continue, perché se avete visto arriva delle piogge che magari in tre ore ti cascono anche 4-5 mm d'acqua, è chiaro che quegli apparati radicali si indeboliscono, e perché sotto dice sono merci e spesso galleggiano sull'acqua quando piove tanto. Quindi noi di questo fenomeno ovviamente dobbiamo tenere conto, ed è questa la ragione per cui abbiamo cominciato a fare le sostituzioni delle alberature, anche importanti, mi rendo conto. Continueremo, perché se ora voi passate da Lungarno al Domoro, progressivamente quei pini le sostituiremo, perché quei pini noi abbiamo fatto le prove di trazione e ci dicono che chiaramente quegli apparati cominciano a essere in una classe che vanno sostituiti. Però l'importante è ripiantarli subito, fare buone manutenzioni, metterne di più, questo è il tema vero. E io su questo vi voglio dare un numero: noi l'obiettivo di mettere a dimora, comprese le sostituzioni, 10.000 alberi in 5 anni, è un obiettivo che raggiungeremo. Siamo già oltre 5.000 di quelli sostituiti e messi a dimora, arriveremo a 10.000 perché per fortuna stiamo realizzando il Parco del Menzola, grazie ai finanziamenti del governo e grazie ai finanziamenti della regione, che sarà un parco ex novo di 8 ettari in cui si metteranno a dimora oltre 2.000 alberi. E guardate, anche quello, cioè è un bel progetto di green, perché in realtà il Parco del Menzola nasce per creare delle casse di laminazione, perché il Menzola sembra un torrentino innocuo, però purtroppo quando arriva le bombe d'acqua è uno di quelli più a rischio per gli allagamenti, soprattutto appunto della zona di Coverciano. Quindi questo progetto previsto serve proprio a creare delle casse di esondazione, ma la cosa bella è che quelle casse di esondazione saranno tutte casse green, verdi, cioè saranno prati, non saranno delle casse di cemento, saranno tutti prati in cui poi nei punti opportuni si pianteranno gli alberi. Quindi quello è un bel esempio di messa in sicurezza idraulica, ma anche diciamo di
appunto contributo a incrementare il nostro patrimonio arboreo. Poi abbiamo appunto in previsione il Bosco della Piana, che prevede altri 1500 alberi, un progetto della regione, quindi alla fine noi davvero ci siamo dati l'obiettivo, io lo voglio raggiungere, di 10.000 alberi, quindi 2.000 ogni anno da sostituire e da rimettere. Vi faccio presente, quando siamo arrivati noi avevamo 1500 cempaie, le ricordate, ci sono ancora, ma se vedete ce ne sono sempre meno, cioè rimaneva la ceppa e poi l'albero chissà quando si è sostituita. Ecco, noi invece, come dire, quando si toglie un albero bisogna già prevedere di sostituirlo. Poi è chiaro che in alcuni casi bisogna far passare qualche mese per rigenerare il terreno ed è sempre meglio metterli a dimora in ottobre, perché si entra in un periodo chiaramente dell'autunno e quindi chiaramente attecchiscono meglio che ovviamente metterli poi in primavera e si va verso magari estate calda. Però diciamo, questa è la programmazione che ci siamo dati. Allora, quando parlo appunto di allerte meteo, mi riferisco anche a questo. E guardate, quelle indicazioni che la Protezione Civile dà, quegli opuscolini in cui si dice se c'è vento forte, non sono state sotto gli alberi, non sono state cornicioni, qualcuno, devo dire, ci ha preso pure in giro. Ma forse si è capito male, perché quelle sono prescrizioni, vanno prese seriamente in considerazione. E dirò di più, bisogna educare i nostri bambini fin dalle scuole a prendere seriamente in considerazione. Perché io lo dico sempre, questo come dire, dopo 4 anni appunto anche di Protezione Civile l'ho imparato, ma in molti casi noi bisogna insegnare ai nostri cittadini a salvare la propria vita, a dire guarda, in questo contesto nessuno ti può salvare, tu devi adottare questi comportamenti per non morire. E questo vale nel caso appunto di rischio esondazione, che sono chiaramente dei comportamenti che se non si metabolizzano prima, in una situazione di panico, chiaramente magari tu non le hai recepite e quindi tendi poi a fare dei comportamenti anche sbagliati, tipo scendere nelle cantine per andare magari a salvare il motorino e poi dopo arriva l'acqua. Sembrano banalità, ma non lo sono. Quindi sono tutti comportamenti che chiaramente noi dobbiamo insegnare nei momenti, fra virgolette, di normalità, e quando poi c'è l'emergenza vera, avere dei cittadini consapevoli. E qui per esempio io do atto appunto a Patrizia Verruso e a tutto lo staff della Protezione Civile del Comune di Firenze, perché noi già da 2 anni, 3 anni abbiamo cominciato a fare le esercitazioni. Se vi ricordate l'anno scorso l'abbiamo fatta proprio per rischio esondazione del Bugnone, quindi coinvolgendo la cittadinanza, mettendo i cruscoli, quindi facendo proprio una simulazione nel caso in cui possa esondare il Bugnone. Perché lo abbiamo fatto? Perché appunto dobbiamo insegnare dei comportamenti quando c'è una condizione di normalità ed essere pronti, speriamo mai, però ribadisco, i cambiamenti climatici ci sono, però purtroppo possono arrivare bombe d'acqua, eccetera, eccetera, eccetera. E l'abbiamo fatta 2 mesi fa, per esempio, quest'anno al Galluzzo, perché lì c'era appunto il rischio esondazione dell'EMA e della greve, e continueremo a farlo anche nelle scuole con i bambini, perché guardate, i bambini sono fantastici, hanno una capacità e una sensibilità su questi temi che a me tutte le volte mi sorprende sempre, ma da una parte mi dà una grande fiducia per il futuro, perché ti fanno delle domande e ti danno dei consigli che come dire, loro le idee ce l'hanno molto chiare, secondo me molto più di noi adulti alcune volte. C'è un bambino per esempio che ha scritto, ma quel disegno mi ha colpito, ma veramente ve ne potrei citare altri, che aveva scritto, aveva fatto un disegno quando siamo andati a piantare degli alberini alle cascine, aveva scritto gli alberi sono più preziosi dei diamanti. Ecco, Lula ci ha capito, brave anche le insegnanti devo dire, poi anche le famiglie, ma brave le insegnanti, perché quando un bambino capisce il valore di un albero, allora vuol dire che lì, come dire, siamo già un pezzo avanti. E quindi ecco, quello che vi voglio dire è che quando noi si danno le allerte meteo, prendiamole seriamente in considerazione. Poi è chiaro una cosa, anche questa l'ho capita, non è facile, qui vedo appunto il direttore dell'AMMA che spesso chiamo quando c'è un'allerta gialla, un'allerta arancione, perché anche su questo dobbiamo essere molto onesti fra di noi. Quando la regione dà un'allerta è chiaro che non è in grado di dirci esattamente dove ci può essere quel fenomeno. Magari se potesse sapere, avere un dettaglio così, ma non è così. Però sicuramente quando c'è un'allerta da qualche parte, purtroppo, come dire, ci sono dei fenomeni che possono fare dei danni. Quindi magari mi è capitato ultimamente, magari a Firenze
forse non c'è neanche il temporale o neanche piove, ma da qualche altra parte vicino può succedere. Vi faccio un esempio recente, qualche mese fa, no, forse un mesetto fa, c'era l'allerta gialla su Firenze, cioè nella zona, e è venuta la bomba d'acqua al Vingone, che però ha fatto esondare quel torrente. Quindi è importante davvero entrare in questa logica di, come dire, non sottovalutare i fenomeni e essere consapevoli, senza creare allarmismo, ma soltanto consapevolezza. E capire appunto che questi sono fenomeni che nascono, poi ovviamente ve lo spiegherà meglio sicuramente appunto chi è più esperto di me, quindi anche là, ma c'è una spiegazione scientifica, sicuramente contribuisce a questo aumento globale della temperatura. Dall'altra parte io vi dico che c'è una frase di Barack Obama che io cito sempre, in cui credo molto, che dice: noi siamo la prima generazione a vedere l'effetto dei cambiamenti climatici e l'ultima che possiamo fare qualcosa per contrastarli, ma non abbiamo tempo. E io sono d'accordo che in questo paradigma del tempo si gioca davvero questa sfida importante che ci riguarda tutti. E anche su questo, guardate, tante volte molti cittadini mi dicono: ma adesso, ma questi sono temi troppo grandi, ma noi che si può fare, no? Questi... No, guardate, questo non è vero. E io... Perché noi siamo consumatori, noi orientiamo i consumi. Quindi noi abbiamo un grosso potere rispetto a questi temi. Poi si potrebbe, ora non è questa la serata, ma dal modo in cui mangiamo noi possiamo incidere tanto su questo tema dell'aumento della CO2. E quindi questa consapevolezza ce la dobbiamo sentire tutti, perché tutti i nostri gesti, di ognuno di noi, insieme a 9 miliardi di persone, contribuiscono e tanto. Al di là di quello, giustamente, devono fare i governi, gli stati, le regioni, l'amministrazione, eccetera, eccetera. E finisco. Che cosa può fare l'amministrazione rispetto a questi temi così complessi? Perché, parliamoci chiaro, i cambiamenti climatici riguardano appunto i comportamenti dei cinesi piuttosto che degli americani, quindi che poi si subiscono anche noi. Però, per esempio, noi come Firenze abbiamo sottoscritto il patto 2020 dei sindaci, che è quello di ridurre l'emissione del 20% di CO2, e banalmente la realizzazione delle linee della tranvia contribuisce molto a questo, perché noi abbiamo dei dati, la linea 1 che fa 13 milioni di passeggeri all'anno, non mi ricordo esattamente con quanto riduzione di CO2 abbiamo già contribuito, quando andranno a regime si calcola che Firenze ridurrà, ma di migliaia e migliaia di tonnellate di CO2 l'emissione. Siamo una goccia nel mare? Siamo una goccia nel mare, ma se tutti facciamo la nostra parte, poi alla fine abbiamo il dovere di farlo. E la stessa cosa, per esempio, per la sostituzione delle lampade dell'illuminazione pubblica a LED. Noi si sta sostituendo le lampade, 30.000 lampade di punti a LED, anche lì con una riduzione, mi sembra, di 7.000 tonnellate di CO2 all'anno. Cioè tante azioni per arrivare chiaramente a raggiungere gli obiettivi e dare il nostro contributo in questa direzione. Quindi io forse l'ho fatta troppo lunga, ci tenevo molto a essere presente stasera, ringrazio perché questi momenti sono importanti, anche per spiegare che quello che facciamo non è che la mattina siamo impazziti, come qualcuno magari sostiene, e ci diverte appunto buttare giù gli alberi perché siamo tutti una mani. No, guardate, io lo dico sempre, per me quando casca un albero, quando dobbiamo abbattere un albero c'è la morte di cuore, ve lo garantisco. E se si può farlo lo evitiamo, ma noi abbiamo la responsabilità, uno, di garantire più sicurezza alle persone, uno, di dare ai nostri bambini futuri una città vivibile, più vivibile e più sicura e anche più ricca di patrimonio arboreo. E io lo chiamo, e chiudo, volutamente patrimonio arboreo, perché è un patrimonio di tutti che va curato, preservato e lasciato meglio di come ce l'abbiamo trovato. E vi garantisco che su questo faremo il massimo possibile per mantenere gli impegni che ci siamo dati. Vi ringrazio e poi se avete bisogno di altre domande sono a disposizione. Bene, ringraziamo di nuovo l'assessore Bettini per il suo intervento e siamo molto felici che abbia deciso, insomma, di venire oggi a parlarci di questi temi, e ci uniamo a lei, insomma, nell'augurio che presto si riuscirà ad ottenere dei risultati un po' più visibili. E adesso vorrei invitare sul palco Andrea e Giada, che dei Parkour, che sono qua e che
anzi ringrazio tutti i ragazzi che hanno avuto la pazienza di aspettare. Loro sono la dimostrazione che, almeno dico solo veramente due cose, che quando si vivono le piazze le cose vanno meglio. I ragazzi che si allenano qua e lo fanno ormai da diversi anni sono un po' un presidio fisso di questa piazza e quindi li ringrazio sia perché in questi anni hanno continuato a venire qua a allenarsi che per la pazienza che hanno avuto in questo momento. E ora lascio la parola ad Andrea e Giada che ci raccontano un po' cos'è il parkour. Allora inizio con due parole su quella che è l'origine della disciplina. La disciplina nasce in Francia, a Évry, un quartiere diciamo a sud di Parigi, in una condizione, come ricordava l'assessore prima, come per questa piazza a Orsono, di degrado, in cui non c'era niente se non lo spazio. Quindi questi ragazzi sono messi insieme, vivendo insieme le piazze, che erano molto difficili da vivere per conflitti di diverso tipo, hanno detto ok, noi abbiamo lo spazio, ma cosa possiamo fare con lo spazio? Lo spazio ci appartiene in qualche modo. Come possiamo divertirci con lo spazio? Come possiamo condividere del tempo con lo spazio? E hanno cominciato a interagire con questo spazio attingendo a quelle che erano le loro esperienze personali, venendo da varie situazioni, varie discipline sportive, agonistiche e non. E da questo è nata la disciplina che negli anni si è diffusa con spontaneità dal basso, non arrivando da delle amministrazioni o da dei gruppi che volevano lucrarci sopra, ma proprio dal gusto dei giovani di ritrovare questo gusto per il movimento. Io una cosa che ricordo tanto è tutte le volte che pratico c'è qualcuno che passa di una certa età che mi dice lo facevo anch'io quando ero giovane. Ecco, noi cerchiamo di riappropriarci di questo movimento spontaneo e ricco di gioia di per sé. Ora lascio la parola a Giada che ci racconta un po' come è nata qua la realtà della Groovy Academy. Grazie Andre. Allora, ci tengo a dire innanzitutto che i ragazzi di Firenze che hanno aperto questa associazione sono dei ragazzi con un cuore enorme, che hanno sempre avuto molto rispetto degli spazi dove stavano e da subito hanno cercato di entrare in comunicazione senza mai scappare, perché vi assicuro che all'inizio in questa piazza, quando ci allenavamo, scendevano con le padelle. Hanno chiamato la polizia diverse volte e noi tutte le volte, noi mi includo perché io ero all'inizio in questo gruppo, ma in particolare vi parlo del capo dell'associazione che è Paolo, insieme con Tauland, che sono quelli che ci sono dentro da più tempo. Quando arrivava la polizia non scappavano mai al confronto, ma andavano, spiegavano e dicevano guarda, io sono il primo che qua se c'è qualcosa che non va, se vedo una situazione che non mi piace, vi chiamo. Noi siamo qui solo per allenarci, non vogliamo né distruggere né occupare in maniera impropria il posto. Anzi, benvenuto chi si vuole unire. Perché proprio come diceva Andrea, è una disciplina che nasce in strada e non è solo una cosa atletica e spericolata come si pensa a credere, dove c'è il salto mortale e la cosa grossa. In realtà quello che pratichiamo noi, che si chiama l'arte dello spostamento, dal francese art du déplacement, è un qualcosa che chiama la fratellanza, chiama la forza nello spirito, nella testa e nei muscoli. Quindi il rispetto che noi abbiamo quando viviamo questi posti è enorme e ve lo garantisco perché alcuni fra i ragazzi lo sanno, alle volte ci mettiamo a pulire dove andiamo. Alle volte abbiamo anche aggiustato in tasca nostra, in piazza Alberti, Paolo ai tempi rimise il chimico perché si stavano staccando delle barre. Quindi noi ci teniamo, lo viviamo proprio di cuore, è un posto dove veniamo più e più volte, ci trovate e spero che serva anche per tenere le piazze più pulite, fra virgolette, non solo fisico ma anche di frequentazione, di stare più aperti e tranquilli. Detto questo, oggi ci muoveremo con la nostra associazione, i ragazzi sono dietro, e ci muoveremo in particolare sopra la fontana, sessione normale di allenamento. E poi andremo a fare nella zona in fondo dell'orto e della bocciofila delle altre attività. Quindi se volete seguirci sarà una cosa un po' itinerante. Volevo concludere dicendo un'ultima cosa perché ho la fortuna di collaborare con l'università e anche altri ragazzi del gruppo sono ragazzi universitari, tra cui di architettura e collettivo architettura. Io lavoro per la cattedra UNESCO e lavoro per l'Università di Medicina e ho trovato nell'ADD un vero strumento, uno strumento, viviamo una realtà in cui
i giovani soprattutto, ma non solo i giovani, ci sono anche meno giovani tra di noi, una deprivazione degli spazi pubblici, ok? La DD è uno strumento di riappropriazione e di rilettura degli spazi pubblici. Noi viviamo lo spazio, come dicevo prima all'inizio, come lo facevano i fondatori, e lo facciamo con gioia. E vorrei ringraziare tutte le persone che sono anche qua presenti, che ci permettono di farlo, che non chiamano più la polizia e che ci spingono anzi a coinvolgere più persone possibile nella piazza. Ricordiamoci che la piazza era il posto in cui si viveva la cultura e la politica anche. Noi facendo ADD facciamo cultura e anche politica. Grazie. Grazie, grazie mille. E dunque, buon allenamento e grazie ancora Andrea Giada, a tutta l'associazione in verità. Sì, ora loro rimarranno qua con noi a allenarsi, quindi non vi spaventate, ecco, se passano e fanno il loro allenamento in mezzo a noi, ecco, non c'è da spaventarsi, ecco. Bene, adesso invito Consorzio LAM, in particolare Francesco Pasi e Valentina Grasso, che ci racconteranno, come avete già un po' potuto vedere dai pannelli, l'allerta meteo, insomma. Niente, cedo la parola a loro, grazie. Allora, buonasera a tutti, noi volevo ringraziare da parte dell'AM Unicop, che è la seconda volta che insieme appunto creiamo un'occasione insieme a loro. La prima è stata a Sesto, la seconda è questa e speriamo ce ne possano essere altre, un'occasione per così poter incontrare le persone e spiegare una parte del nostro lavoro, che è quello di fare le previsioni meteo con l'obiettivo appunto dell'allertamento, cioè della protezione civile, cioè dare le informazioni perché si possa, come diceva prima l'assessore, sapere se ci possono essere degli eventi meteo che possono diventare un pericolo. E giusto due parole, poi appunto passo la parola a Francesco, che è uno dei nostri previsori e che magari molti di voi hanno visto in TV. Le previsioni meteo oggi si possono vedere su molti mezzi, magari tantissimi di voi hanno l'app sul telefonino, televisione, radio, e ci sono ormai tantissimi servizi meteo. Il LAM è uno fra questi, ma la differenza importante da sapere è che il LAM in Toscana è il servizio meteo ufficiale, quindi uno le previsioni le può guardare dove vuole, consultando il servizio meteo che ritiene più affidabile, però è importante che sappia che quando si parla di allerta, quando si parla di condizioni meteo avverse, quando si parla di protezione civile, l'unico soggetto che in Toscana, insieme alla protezione civile, è autorizzato a dire attenzione, domani c'è l'allerta, è soltanto il LAM. Questo lo dico perché oggi, guardando internet, sui cellulari, eccetera, tanti altri, come dire, no? Dicono attenzione, allerta bombe d'acqua, allerta alluvioni, allerta temporali, allerta freddo. Ecco, ripeto, gli unici autorizzati a dare questa informazione sono i previsori del Consorzio LAM, che sono parte del centro funzionale regionale, cioè con i nostri colleghi di Pisa noi valutiamo la parte meteo, loro fanno la valutazione della parte idraulica, che vuol dire le conseguenze in termini di alluvioni o di frane che ci possono essere a seguito di solito delle piogge o di temporali. Quindi è molto importante per noi, come dire, raccontare e sottolineare questa differenza. Poi l'obiettivo di oggi cos'è? Quello di spiegare un po' come funziona l'allertamento, quali sono i rischi che monitoriamo in Toscana, che è una regione d'eccellenza a livello nazionale, perché è la regione in cui sono monitorati più rischi meteo rispetto a tante altre regioni, e anche però spiegare, come accennava prima l'assessore, i limiti, perché comunque anche l'allerta è basata su una previsione e la scienza della meteorologia ha delle proprie leggi per cui alcuni fenomeni si possono prevedere solo fino a un certo grado, non si può sapere se l'ora esatta e dove pioverà in un
giorno d'estate, perché ad oggi questa conoscenza non è possibile averla. Quindi, come diceva prima l'assessore, mi ha fatto molto piacere che abbia fatto questo esempio, a volte tutta una zona, Francesco lo spiegherà meglio di me, è allertata, e magari in questa zona fa parte anche il Comune di Firenze, è allertata per temporale, ma non è detto che sopra la mia testa piova. Questo non significa che l'allerta è sbagliata o quelli dell'AMMA sono dei cialtroni. Poi ci sta che l'AMMA sbagli, capita a tutti, capita anche a noi, però l'allerta ha un'altra funzione. Quindi se noi potessimo fare l'allerta il giorno dopo, ovviamente magari alcune cose sarebbero diverse, ma non si può fare il giorno dopo. Quindi è la migliore previsione fatta con l'obiettivo di mettere in sicurezza le persone e le cose. Questo è lo spirito con cui la facciamo. E quindi questo ci tenevo a dirlo. Poi siamo qui con voi proprio perché sulla base di quello che vi raccontiamo del nostro lavoro, voi possiate anche fare delle domande, chiederci dei chiarimenti, insomma, e avere un confronto, perché noi abbiamo il sito internet, abbiamo l'app, andiamo in televisione, ne parliamo, però poi momenti come questo sono importanti per raccontare, quando è possibile lo facciamo volentieri. Lascio la parola a Francesco, che è uno dei nostri previsori, che vi racconterà meglio. Buonasera a tutti, allora io mi chiamo Francesco Pasi, sono uno dei 10 previsori del Consorzio Lamba. Innanzitutto vi dico che praticamente il servizio meteo è operativo tutti i giorni dell'anno, compreso le festività, e ci sono sempre almeno 2 previsori che diciamo presidiano la sala meteo. In caso di allerta meteo poi vedremo, diciamo, questa presidio viene esteso alle 24 ore, mentre normalmente siamo sostanzialmente dalle 6 di mattina, dalle 7 di mattina fino alle 6 del pomeriggio. Allora, in realtà io avrei poco da aggiungere, perché mi sembra che l'assessore abbia già detto molte cose, che abbia già spiegato abbastanza bene la cosa. Volevo soltanto a questo punto entrare un pochettino più nel dettaglio, velocemente, riguardo all'allertamento. Prima cosa mi preme sottolineare che il sistema di allertamento è appunto il sistema di cui noi facciamo, diciamo, siamo una parte, poi c'è la protezione civile e infine ci sono gli enti e principalmente ci siete voi, dopo che dovete attuare delle misure in base a quello che può succedere di precauzione personale. Poi avrete modo, anche se avete voglia, di guardare un po' questi cartelloni. Praticamente questo cartellone qua spiega un po' tutta la catena. Quindi diciamo, noi iniziamo la catena cercando di prevedere dei possibili fenomeni intensi. In Toscana, come ha detto Valentina prima, abbiamo tanti fenomeni che teniamo sotto controllo, che sono questi, che sono principalmente temporali forti, il vento, adesso qua a Firenze non c'è, però ci sono lungo la costa le mareggiate, la neve, il ghiaccio e infine gli effetti più particolari di questi. Per esempio, se piove tanto si possono alzare i fiumi, può esserci una piena d'Arno, oppure anche i fiumi più piccoli o addirittura il reticolo, diciamo le fogne possono esondare. Quindi diciamo, questi qua sono dei rischi connessi dei fenomeni meteorologici. Poi, come vedete, l'allerta meteo è basata su un codice internazionale che è basato su 4 colori. Il verde, in cui si pensa che sostanzialmente la situazione sia tranquilla, non dovrebbe succedere nulla. Poi c'è il giallo, l'arancione e il rosso, che sono i 3 livelli di allerta. Allora, è molto difficile, come è anche stato sottolineato prima dall'assessore, dire quale sia esattamente un codice giallo potrebbe essere, come dire, pensato come qualcosa di, va bene, può succedere qualcosa ma non di troppo forte. Poi l'arancione via un po' più forte, il rosso fortissimo, no? In realtà non è così facile in fase previsionale. Allora, fase previsionale vuol dire che io dico quello che penso che succeda domani. Non è così facile dire se sarà un codice giallo, arancione o rosso, quindi è molto importante essere consci del fatto che un'allerta, diciamo, viene sempre identificata con dei fenomeni potenzialmente pericolosi, e quando siamo in grado di dire che questi fenomeni saranno molto pericolosi,
diciamo che sarà un codice arancione, un codice rosso, però anche un codice giallo che è pericoloso. Poi un altro aspetto da tenere in considerazione, ad esempio, l'assessore ha citato 2 o 3 casi di vento forte, no, che hanno veramente messo a dura prova la città di Firenze. Io ne ricordo anche un altro che è riguardo al 2005, un'intensa nevicata che capitò proprio di venerdì, quando tutte le persone erano in procinto di muoversi e siamo rimasti un po' tutti bloccati. Allora, il concetto è che la neve in montagna è molto bella, la neve invece in città può essere un rischio o un pericolo. Quindi dipende un po' questo evento dove capita. Quindi anche il temporale, ad esempio in una zona rurale, in un campo, sostanzialmente non ce ne accorgiamo neanche. Il temporale su Firenze crea molti problemi. Quindi questo è un altro aspetto che di difficoltà di prevedere le cose. Poi, siccome, come vi ho detto all'inizio, noi facciamo parte di un sistema, quindi dobbiamo passare delle informazioni anche ad altri enti che poi devono fare delle altre azioni, è stato codificato che l'allerta meteo viene fatta su delle aree. In Toscana ne abbiamo identificate 26. Quando accendiamo l'area di Firenze, quest'area non riguarda soltanto la città di Firenze, ma riguarda anche, per esempio, si estende fino a Sesto Fiorentino, fino a Pontasseve, diciamo è un'area più vasta. Quindi non è detto che il fenomeno intenso poi capiti esattamente su Firenze, potrebbe anche accadere nei comuni limitrofi. Oltretutto noi non siamo neanche in molti casi in grado di accendere una sola area, magari ne accenderemo 7-8. Tenete presente che più o meno un'area conta 10 comuni, quindi mediamente noi allertiamo, se volete chiamarlo così, 10 aree, quindi da 10 comuni circa 100 comuni. Quindi noi in questa fase qua ci riteniamo abbastanza soddisfatti quando almeno in uno di questi o in 2 comuni avvenga qualcosa. Più o meno l'ordine di grandezza dell'attendibilità dell'allerta è questa. Quindi non è giusto lamentarsi, perché poi dopo quando uno c'è un allertamento non succede niente nel proprio comune, però cerchiamo di avere anche una visione un po' più ampia della cosa. Infine volevo dirvi un'altra cosa, ad esempio il comune di Firenze fa molto a riguardo, nel senso che ogni volta che noi emettiamo un allerta meteo ha anche un sistema in cui telefona a casa con dei messaggi pre-registrati, quindi avvisa i cittadini. Però anche voi potete consultare, come ha detto Valentina, sui siti ufficiali qual è la condizione. Riguardo per esempio per la giornata di domani sul vostro comune. Quindi ad esempio se c'è previsto un'allerta arancione per neve, magari se uno deve fare uno spostamento è bene che lo pianifichi molto in dettaglio, perché c'è una grande possibilità che quella giornata lì sia veramente critica per quanto riguarda gli spostamenti. Cos'altro volevo dire? Ma poi dove parla la protezione civile? Allora, l'ultima cosa di cui volevo parlare è che chiaramente la fase iniziale c'è la previsione meteo, quindi si dice per domani c'è un codice giallo, un codice arancione o eventualmente, molto raro, però un codice rosso. E questa, essendo una previsione, è sempre un margine di incertezza. Anche la migliore previsione ha comunque un margine di incertezza, anche per quelle cose che vi ho spiegato prima, nel senso che viene fatta su un'area più vasta e anche certi fenomeni non sono facilmente prevedibili. Una seconda fase del sistema è che una volta che i fenomeni iniziano veramente a verificarsi, noi passiamo in reperibilità H24 e monitoriamo con altri strumenti questi fenomeni, ovvero emettiamo dei messaggi mirati che sono principalmente sono per gli enti, per dirgli attenzione, cioè, si sta verificando quello che era stato previsto in fase di allerta, quindi c'è il temporale forte su Firenze, quindi e questo temporale magari continua oppure si sposta eccetera, quindi siamo
in grado di dare informazioni più di dettaglio, che sono fatte con altri strumenti rispetto a quelli della previsione. La previsione ha, diciamo, dei limiti, poi una volta che il sistema, i fenomeni cominciano a verificarsi, la previsione riesce a essere più attendibile e anzi proprio precisa puntualmente anche a livello comunale. Quindi secondo me dovremo con gli enti, la protezione civile, lavorare molto su questa seconda fase. La fase di previsione, che è quella che è più criticata, in realtà è già buonissima. Rispetto a 20-30 anni fa le previsioni adesso sono veramente attendibili. Le previsioni sono quasi sempre giuste, tranne alcune volte che sono sbagliate. Chiaramente noi ci ricordiamo soltanto quelle volte in cui la previsione è sbagliata, però nella maggior parte delle volte, diciamo, se vogliamo andare nei numeri, 90-95% dei casi la previsione è giusta. È chiaro che se poi io ricado in quei casi, mi serviva la previsione e è quella sbagliata, me lo ricordo. Però, quindi la fase previsionale non verrà migliorata più di tanto da qui ai prossimi anni, va migliorata molto la comunicazione ai cittadini una volta che l'allerta è stata emessa e che effettivamente i fenomeni cominciano a verificarsi. Questa comunicazione è molto importante perché deve essere su tanti livelli. Allora, il meteo dirà che il fenomeno meteo continua. La protezione civile o l'ente comune dovrà dire: attenzione, io ho delle criticità in quella parte della città, blocco il traffico di qui, faccio questo, blocco il sottopassaggio, avverto i cittadini. Quindi, come vedete all'inizio, è un sistema che, a mio modo di vedere, va migliorato, va potenziato in questa seconda parte, quindi di comunicazione dei cittadini di quello che poi devono fare quando c'è veramente l'allerta. Perché se noi ci mettiamo in una condizione in cui ogni 2-3 giorni c'è l'allerta, magari gialla, arancione, rossa, e poi il cittadino viene lasciato con questo messaggio, quindi gli viene scaricato tutto, diciamo, l'onere, alla fine, alla lunga, fra 10 anni, voi non crederete più alle allerte, perché ve ne arriva una ogni 2-3 giorni e poi non sapete più cosa fare, eccetera. Quindi questa fase qui noi chiaramente lavoriamo per migliorarla, eccetera, però io non credo che nei prossimi anni verrà migliorata più di tanto, più o meno i livelli di precisione saranno questi. Dobbiamo migliorare molto nella seconda fase in cui comunicarvi poi, oh, attenzione, avevamo detto che poteva avvenire qualcosa, sta avvenendo e quindi fate questo o quest'altro. Io avrei concluso e... Grazie. Grazie a Francesca e Valentina e al Consorzio LAMMA che ci fornisce tutti i giorni il meteo. E, tra l'altro, io sono molto felice, insomma, di questa giornata, perché a me il Consorzio LAMMA mi piace proprio tanto, però vabbè, cosa voglio dire, perché è vero. E adesso invito Patrizia Verrusio, la dirigente della Protezione Civile di Firenze, che invece ci spiegherà, dopo aver ricevuto l'allerta meteo, anzi mi scuso, non ho detto che presso il tavolo della Protezione Civile qua in piazza è possibile registrarsi per ricevere il messaggio del comune sull'allerta, il sistema di allerta di Firenze per quanto riguarda l'allerta meteo. E comunque adesso appunto Patrizia ci racconterà meglio, sì, grazie. E parto da dove ha lasciato Maura per dire che il sistema di allertamento di cui parlava, quindi l'Alersiste, che sicuramente molti di voi conoscono, è quel messaggio del sindaco che arriva a casa quando siamo in una situazione particolarmente grave e in peggioramento. Quindi quando i sistemi di consultazione, quindi l'AMA, Centro Funzionale della Regione Toscana, ci dicono attenzione, siamo in criticità, però si sta peggiorando, noi poi prendiamo tutti i contatti, sentiamo, li consultiamo, allora se effettivamente c'è un rischio che si sta conclamando in maniera molto importante, il sindaco registra un messaggio e lo manda a tutti i telefoni fissi e a tutti i cellulari che si sono registrati.
cellulare si deve registrare per forza, perché c'è l'autorizzazione di chi si registra, perché il cellulare non fa parte di un elenco pubblico, il fisso sì, possiamo mandarlo senza chiedere l'autorizzazione. Quindi invito davvero tutti a iscriversi, perché ovunque siano, in qualunque parte d'Italia, se a Firenze succede qualcosa di importante venite avvisati. La protezione civile normalmente viene identificata o in quella nazionale che si vede per televisione nei grandi terremoti, oppure nel volontariato, perché hanno queste divise, no, che sono belle e splendide, adesso anche noi le abbiamo fatte gialle per essere più notate. In realtà la protezione civile che è più vicina ai cittadini è quella del comune. Perché? Perché il sindaco è autorità territoriale di protezione civile. E qual è la più importante responsabilità che il sindaco nei confronti della sua popolazione? Quella di tutelarla. E come? Con questi sistemi di comunicazione che avvisano se succede qualcosa, ma soprattutto, e lo diceva anche l'assessore prima, cercando di fare e trasferire questa cultura di protezione civile, che vuol dire se succede un evento, un terremoto, un'alluvione, io cittadino so come comportarmi, perché c'è qualcuno che mi ha detto quali sono i comportamenti corretti. E noi come lo stiamo dicendo ai cittadini? Lo stiamo dicendo attraverso quei pieghevoli che voi vedete lì sul tavolo, che penso vi siano stati distribuiti. E teneteli, leggeteli ogni tanto, preparatevi in casa con quello che c'è scritto prima. Perché se ci si prepara al momento di una scossa di terremoto, aspettando che finisca il momento per uscire, si ha la valigia pronta con farmaci, torcia se notte, eccetera. Quindi prepariamoci prima, perché poi sarà importante reagire in maniera corretta e rapida. Se sappiamo come fare, siamo pronti, salviamo noi, salviamo il vicino, salviamo anche quelli che questa cultura non ce l'hanno. Parlatene in famiglia, parlatene con gli amici, aiutateci, perché la protezione civile non è il comune, non è la regione, non è l'AMA, la protezione civile siamo noi, e per noi intendo io cittadino, voi cittadini, tutti noi siamo protezione civile. Poi quello che potete fare voi in aiuto e in supporto come protezione civile è diffondere la cultura insieme a noi. Quello che dobbiamo fare noi è essere pronti ad intervenire in caso di necessità, essere pronti a dare le corrette informazioni. E quello che vi invito a fare è mai andare in internet o sentire quello che dice il vicino. Voi dovete riferirvi sempre alle fonti istituzionali, sito del Comune della Protezione Civile di Firenze, sito del Comune di Firenze, perché noi tutte le volte che ci sono comunicazioni da fare ne mandiamo secondo un sistema che automaticamente manda la stessa informazione su tutti gli altri, tutti i social network, da Facebook a Twitter a Telegram. Quindi voi troverete in questi pieghevoli che vi abbiamo consegnato anche tutte queste metodologie, queste forme di contatto che potete attivare. C'è l'app gratuita che è stata promossa dall'Associazione dei Comuni di Firenze e anche dalla Regione, a cui ha aderito anche il Comune di Firenze, che si chiama Cittadino Informato. E questa è un'altra app gratuita che potete scaricare sul vostro cellulare e che vi informa, è velocissima, immediatamente se c'è un'allerta, che sia giallo, arancione, più grave, però vi dà subito l'informazione. E io, a me che arriva anche il messaggio della mia sala operativa, il messaggio della sala operativa mi arriva sempre dopo, perché è velocissima questa della Regione e dell'ANCI, che hanno creato come sistema per informare sull'emergenza. Il sistema funziona così, che a noi arriva dalla Regione, dalla CFR, al centro funzionale della Regione Toscana, l'allerta, e noi diamo tutta questa informazione secondo questi canali che vi ho appena raccontato. Poi, a seconda della criticità, attiviamo le nostre risorse. Quali sono le nostre risorse? I dipendenti, cioè noi, presidiamo la sala, teniamo monitorato sempre l'evoluzione dei fenomeni, e il nostro volontariato. Quando siamo a livelli di allerta, il primo livello critico per cui ci attiviamo tutti è l'arancione, cosa facciamo? Se c'è un'allerta meteo, piove intensamente a molte ore, abbiamo i nostri volontari che ci fanno il controllo a vista.
sul territorio dove non ci sono idrometri che ci possono dare il livello dell'acqua dei torrenti o dell'Arno. Quindi i nostri volontari, e noi abbiamo veramente tanti volontari che con noi collaborano e che in caso di necessità si presentano spontaneamente a dirci: avete bisogno d'aiuto? Non c'è neanche più bisogno che li chiamiamo, sono già lì. Quindi io non ho parole per ringraziare il volontariato di Protezione Civile del Comune di Firenze, che sono persone altamente professionalizzate, che sanno fare benissimo e svolgere il loro ruolo con grande rispetto anche per tutte le persone che incontrano, in difficoltà, pronte a dare una mano e ad aiutare tutti. Quali sono i nostri canali, come funziona la nostra comunicazione? Se siamo il primo livello di rischio, che è giallo, mandiamo le informazioni attraverso la nostra home page, ho detto Comune di Firenze, Telegram, cittadino informato, poi mandiamo un SMS a tutti i tecnici che si devono attivare, dalle aziende di servizio, quindi Alia, Pugliacqua, quindi tutti quei soggetti che in qualche modo devono riceverle, perché probabilmente devono stare attenti a che non siano chiamati poi ad un livello più alto critico e devono essere pronti. Col livello arancione, oltre a tutto questo, voi vi sarete accorti, avete visto nelle paline che sono nelle fermate dell'ATA, i pannelli a messaggio variabile di Silfi, vi viene detto qual è il tipo di allerta, e anche a volte si dice: mi raccomando, se c'è vento, no, non andare sotto gli alberi, fare attenzione ai cornicioni, e vengono dati anche dei consigli. Quando l'allerta invece arancione è in peggioramento, quindi non ci consultiamo, vediamo che sta peggiorando, allora parte il messaggio del sindaco. Questi sono i tre livelli e devono essere presi sul serio. Se a volte, e questo l'ha detto prima chi mi ha preceduto, è vero, magari arriva l'allerta e non succede niente a Firenze, però la zona di Firenze, la 3, è grande, magari è successa a Campi, quindi noi non sappiamo esattamente dove succede, però noi l'avvertimento lo dobbiamo dare, perché può succedere, se non succede meglio, ma può succedere. Quindi chi... Noi abbiamo ricevuto a volte delle mail dicendo: ah, buttate i soldi a fare queste cose. No, non sono buttati, perché è meglio dare un avvertimento e non accade che non darlo e succede. Quindi lo sforzo che facciamo come amministrazione comunale per cercare di dare al massimo, fare al massimo prevenzione, dovrebbe essere apprezzato, perché comunque non ci guadagniamo niente, sono strumenti che noi mettiamo a disposizione della popolazione per cercare di tutelarla. Due piccoli esempi di fatti successi a Firenze in cui la Protezione Civile ha dimostrato di essere al servizio del cittadino. Il primo, il vento del 2015. Da quando è partita questa specie di tromba che ha coinvolto Firenze Sud, i centralini erano tutti, niente, nessuno rispondeva, Vigili del Fuoco non rispondeva, Polizia Municipale, solo noi riuscivamo a rispondere perché abbiamo tante linee. Abbiamo raccolto tutti i bisogni dei cittadini che ci chiedevano: noi abbiamo il seminterrato allagato, oppure vivevano alcuni in parti di seminterrato, non potevano rientrare in casa. Però all'inizio dell'evento noi non potevamo andare ad aiutarli, perché avevamo tutte le strade bloccate, tutta la roba in terra, quindi con un grande pericolo per la circolazione. Abbiamo preso tutte le richieste con numeri di telefono e tutto quanto. Poi cosa abbiamo fatto? Prima abbiamo liberato le strade messe in sicurezza alla città, poi uno a uno, arrivare alla sera, siamo andati da tutti a togliere l'acqua e a ripristinare l'accessibilità di questi loro locali, consentendo alla gente di tornare in casa. E questa fatta nell'arco della giornata, dalla mattina è arrivata la richiesta, alla sera, alle 10 di sera avevamo finito tutto. Noi, Protezione Civile, intendo dire noi, insieme a Vigili del Fuoco e i nostri volontari, che hanno le attrezzature per poter fare questi interventi. Devo dire che per la prima volta nella mia lunga carriera ormai nella pubblica amministrazione, non solo fiorentina, sono arrivate delle mail, delle telefonate di ringraziamento. E questo fa piacere, perché noi ci mettiamo l'anima nel lavoro che facciamo, noi, i nostri volontari. Ogni tanto, invece di una critica, sentire grazie fa veramente piacere. L'altra cosa, e poi
Nuditade ulteriormente. L'altro esempio che volevo portare era l'esperienza recente, appena passata, della neve a Firenze. Neve ghiaccio, è nevicato, la città va in fibrillazione. Io sono emiliana, si sente? Ecco, io sono abituata alla neve, per me finché la neve non è qui non mi preoccupa molto, perché io sono nata in mezzo alla neve. A Firenze tre fiocchi mandano in tilt la città, non si è abituati, le persone si allarmano, va in tilt la circolazione, poi devo dire la circolazione è difficile, perché speriamo con la tramvia, che è l'auspicio che avevano tutti, di liberare un po' le strade dai veicoli, ma insomma fino ad ora non era facile e le persone devono continuare a vivere, devono andare a lavorare. Alla notte, quando abbiamo visto i primi fiocchi, siamo andati sulla Bolognese per capire cosa stava succedendo, abbiamo visto che attaccava e siamo partiti. Come siamo partiti? Siamo partiti con Alia, per altri tre soggetti che avevamo ingaggiato per poter integrare il servizio, per far più veloce a pulire le strade. I nostri volontari, a cui davamo, che hanno delle piccole attrezzature, dalla pala a piccole attrezzature come spargisale, e gli abbiamo caricato il sale nei loro veicoli delle associazioni. Quando arrivavano le telefonate dei cittadini che dicevano io ho ghiacciato davanti il marciapiede, noi si mandava un'associazione, si faceva il salare il marciapiede. Abbiamo risposto a più di 90 telefonate di cittadini. Abbiamo fatto interventi perché avevamo fuori volontari che giravano e se vedevano in una strada solo anche un tratto ghiacciato si fermavano e salavano per metterli in sicurezza, e gli spalaneve. Due dati per farvi capire il lavoro. Abbiamo pulito e salato 450 km di strade. Abbiamo messo in campo 34 mezzi spargisale, di cui 23 con la lama spalaneve, 260 tonnellate di sale utilizzati, 227 volontari H24 in servizio, nel senso che si davano il cambio ma erano costantemente in servizio tutta la notte, 10 pattuglie di polizia municipale, 3 coordinatori in sala c'era anche Alia a coordinarsi. Cioè questo lavoro di coordinamento, tanti soggetti che lavorano sulla stessa cosa, essendo tutti alla sala operativa del comune, della protezione civile, ha consentito di non fare mai giri a vuoto. Abbiamo massimizzato tutte le risorse che avevamo e alla fine abbiamo pulito tutta la città senza dare nessun disagio ai cittadini, che hanno continuato a vivere la vita normalmente come deve essere, perché la neve non deve fermare la vita. E non abbiamo avuto una parola di polemica sui giornali né una mail di protesta. Questo è stato per noi un grande successo, quindi ci spinge a continuare a lavorare così. Noi abbiamo un numero breve che adesso lì è un po' occultato alla vista, che è quel cartellone lì, che è 780557890. Tutte le volte che vi trovate a non capire bene cosa sta succedendo rispetto ad eventi di questo genere, chiamateci, noi rispondiamo sempre. Se ci sono emergenze di protezione civile, la protezione civile si attiva in qualunque momento. Quando ci fu la fuga di gas alle Cascine, io sono partita a mezzanotte da Bologna per riuscire a organizzare tutto il supporto alla popolazione che era stata fatta evacuare, e li abbiamo supportati fino alla mattina, li abbiamo fatti dormire. Gli assessori hanno portato la colazione a tutti e questo dà a noi grande soddisfazione e spero che sia apprezzato dai cittadini. Comunque noi ci siamo, il numero breve è quello. Ringrazio tutti per la pazienza. Arrivederci.